Siamo in compagnia anche di Francesco De Palo, che conosciamo su Libre TV e ci fa degli aggiornamenti sulla situazione greca. Francesco De Palo qui è presente a questa presentazione anche con appunto il suo libro Greco, Eroe d'Europa per Albeggi Edizioni. Francesco, dall'ultima volta che ci siamo sentiti parlavamo appunto della necessità di un avvio di un processo, diciamo, di riforma in Grecia. Questo governo sta facendo i primi passi, un commento su questo? Sì, il governo ha iniziato in questo processo di riforma. Beh, devo dire che rispetto alle promesse elettorali questo primo Eurogruppo non ha soddisfatto completamente gli analisti. Però insomma questa sera noi parliamo di Grecia nell'ambito della rassegna Conosci l'Europa. Non si può che parlare di Grecia come patria della civiltà, non si può che parlare della crisi greca, perché incarna essa stessa la crisi dell'Europa, la crisi di un sistema che non funziona, dove le regole sono uguali ma i paesi sono estremamente diversi, dove c'è un forte che comanda e gli altri che arrancano. Allora, parlare oggi di Grecia, parlare oggi degli eroi dell'Europa, significa mettere a fuoco tutti gli elementi che ci sono, significa fare i cronisti per poi formarci un'opinione, nella consapevolezza che gli eroi di ieri, Leonida, le Termopili, la resistenza greca della dominazione turca, potrebbero essere replicati oggi se i cittadini facessero quello sforzo di partecipazione, quello sforzo in direzione delle grandi potenze del nostro continente, per dire che siamo tutti europei, perché l'Europa o è mediterranea o purtroppo non è.